E ancora emergenza nel carcere di Pesaro. L'ultimo episodio riguarda un tentativo di evasione. Un detenuto 27enne di origine gambiana, approfittando dell'ora d'aria, è stato bloccato dopo aver scavalcato l'inferriata posta ai lati dei passeggi. Le sue intenzioni erano chiare: superare il primo blocco, accedere alle zone esterne dell'istituto ed evadere così dal carcere di Villa Fastigi. Il ragazzo, arrestato per reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle leggi stupefacenti e detenzione di armi, è affetto da gravi patologie di natura psichiatrica. Nell'ultimo mese aveva messo in atto una sequenza di atti turbativi, condizionando l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto di pena. Tali episodi, gravi e pericolosi, avevano indotto più volte la direzione del carcere pesarese a chiedere il trasferimento del detenuto in una struttura adeguata. La polizia penitenziaria, nonostante le carenze di organico, con abnegazione e sacrifici, continua a far valere la sicurezza dei cittadini. È chiaro che abbiamo bisogno di più tecnologia a supporto della sicurezza e soprattutto più uomini debitamente preparati per poter rendere al paese un servizio migliore. A Pesaro i colleghi, i reparti di polizia penitenziaria sono abbastanza validi, sono motivati, però abbiamo bisogno, come diciamo sempre noi, res non verba, fatti non parole. Resta altissima la tensione nelle carceri delle Marche, oggi affollate da circa 860 detenuti. Continua inesorabilmente a salire il numero di eventi critici tra le sbarre, come dimostra l'ultimo episodio avvenuto nella struttura detentiva di Pesaro.